Grandi, grandi, grandi ragazzi, ritorniamo con Horizon 2 Forbidden West. Allora, andiamo con Orizzonte Proibito a Ovest. West, West e Ovest, vabbè, quello che è. Vi faccio vedere il video iniziale e poi partiamo. Ciao amici miei! Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Com'è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso. Di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Ok ragazzi, andiamo con la nostra grandissima e bellissima Aloy. Allora, io non mi ricordo. Ciao ragazzi, mitici! Ciao Zaniboy, grandissimo! Ciao mitico, aspetta che accendo così posso scrivere. Ok. Ciao mitico! Ok, adesso glielo chiedo. Allora, qua non ricordo. Ah, sì, qui c'era la battaglia. Perfetto. Ok. Adesso dobbiamo andare. Aggiungere coordinate a 1400. Ok. Lo metto nella scorta per il momento.
prima di chiudere la live ho preso tutta la roba. Andiamo. Ah no, scusa, sbaglio. Allora, cos'è che usa? Ah, qua, prima di tutto lì vedo che ho un falò. Esatto. Ok. Che non credo di averlo acceso prima. Esatto. Esatto. Di qua. Oh. Dov'è sta macchina? Boh. Vabbè, chiamiamo il cagnolino. Ok. Andiamo, amico. Beh, già che ci siamo, prendiamo un po' di risorse, no, raga? Ok. Bella, bella ragazzi, bella ragazzi. Non so se sono pronto ad andare a ovest. Ciao! Credo che il capitano me lo permetterà. Ciao Leofiero, mitico! Buonasera, buonasera Zaneboy, grande Leofiero, grandissimi. Vediamo se stasera arriva anche Bragali o qualcun altro. Allora, vediamo qui dove devo andare. Sì, ma stai tornando Andre, non è da chi, è da là. Non è da chi, Marco Drans, è da là. Grande Zaneboy, grazie di essere qui, hai visto che gioco stupendo? Sapevo che tornavi per vedere il continuo. Sto facendo un disastro qua. Ma dov'è la strada? Ah, c'è capito. Mi hanno dato il paracadute. Fantastico, è vero, hai ragione. Allora. Ok. Quadrato e non X. Vabbè. Oh, che buccia di culo, non sono morto. Non ci sta di brutto. Fantastico, no? Sto scaricando. Ah, vero, vero. Fai bene. Però vieni lo stesso nelle mie live a trovarmi, che mi fa molto piacere, che sei mitico. Sei mitico anche tu. Che cazzo. È che muoio. Non voglio morire. Devo ricordarmi che è quadrato, eh. Se ne avrò bisogno lo troverò nella scorta. Ok, qua ho fatto tutto. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Ciao. Ciao. Scrivetemi, eh. Ciao ragazzi, iscrivetevi sempre. Ciao Macamilla. Ciao ragazzi. Perfetto, sto mettendo anche ciao mitici tutti.
Ecco, ogni tanto scrivo così posso scrivervi. Scrivetemi qualsiasi roba, eh? Andiamo avanti con la storia che è una figata. Ciao Bragali, eccoti, grandissima. Non vedevo l'ora che arrivavi anche te, perché è stupendo questo gioco, eh? Stupendo a dir poco. Allora, io dove devo andare adesso, raga? Ecco, ciao, ciao, Bragali, mitica. Allora, fammi vedere col focus chi sono questi qua. Terraferide, ce ne sbacchiamo. Oh, che bella live stasera, ragazzi. Questa è una volpe rossa, magari la seguiamo, eh? Ok. Però, poverina, non è che si devono ammazzare tutti gli animali così a prescindere, eh? Qui ce n'è un'altra, visto che è della roba viola. Oh, 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 qua mi segano. Via, 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 scappiamo. Ciao mitici. Ciao mitici, ciao mitici. Ciao mitici. Quanti legnetti ci sono, eh? Eccoci qua, dai, dai, andiamo avanti con... Perfetto. Questo chi cazzo è che mi lancia? Ragazzi, che spettacolo qui, che spettacolo. Ah, qui c'è stata una battaglia. Oh là là, guarda qua, c'è stata una battaglia bella tosta. Oh, oh. Cazzo. Devo andare di qua, eh? Pieno di macchine, pieno di macchine. Cioè, dai, quella devo segarla. Bam. Cazzo. Bastardo di uno. Upa. Bam, bam, bam. Hai segato il mio. Oh cazzo, c'è un altro. Ah no, ce n'è di più qua. Che bastardi. Quando arrivano... vabbè, 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 vabbè. Vabbè. Dai, chiamiamo il nostro amico e vediamo di non far cazzate come quella lì, di morire per nulla. Perché ci sono punti... No, 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 uguale, stesso errore di prima, stesso errore di prima. Allora, mi lancio. Cazzo, ma ho il testo che toccavolo di quadrato o no? Ah, devo tenere premuto. In acqua, in acqua. Grandissima Loi. La piaga si diffonde. Quelli sono i cercatori che erano a Luce Arida.
Sta succedendo qualcosa. Ah. Che cos'è? No, davvero? Mi ero perso i dati? Rapporto interno del glifo piuttosto grezzi. Come mi hai chiesto, ho visitato Canto Puro. Sono tutto il mio fascino, brava seconda cosa. Vabbè. Diciamo che nel primo erano fondamentali. Hai dato qualcosa di vino che è perfetto? Falò. C'è altro? C'è una volpe. Ah, ok, c'era solo quello. Beh, non è male. Non saprei. La concorrenza è piuttosto agguerrita. Ok, vediamo un attimo. Un diario più di ancora. Abbiamo incassato la nostra quota. Non solo vendita, ho guadagnato più degli ultimi 4 scavi. Le altre squadre mi preoccupi, no? Io so come trovare parti di qualità. Loro no. Ma guarda, la salvatrice di Meridiana e della mia attività. Saluta, Narend. Salve, è un piacere. Sai, non fosse stato per lei, forse non sarei qui a parlarti adesso. Brutta storia, l'assalto dei Tenat all'ambasciata. Gli abitanti di Luce Arida ti sono grati per averli cacciati. Questa è la tua attività, quindi? Il posto migliore per commerciare parti di macchina qui a Ovest. Presto potremo ampliare ancora i nostri commerci. Troppo a lungo l'Ovest è rimasto, beh, proibito, pericoloso. Ma se ti dicessi che possiamo creare una corazza così impenetrabile che non dovrai più preoccuparti di sopravvivere in queste zone? Sarei curiosa di darle un'occhiata. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Come ti aspettavo. Ecco perché ho chiesto ai miei cercatori migliori di recuperare i materiali, in modo da crearla. Ognuno mi presenterà un prototipo. La migliore opera verrà messa in vendita ai cacciatori. Cacciatori come te. Che fortuna. Adesso, se non ti dispiace, i miei affari mi richiamano ad Aspra Catena. Parla pure con Larend in mia assenza. Sono ansioso di vedere cosa ti inventerai. Fidati. Eliminerò la concorrenza come scintille. Ti prego, aiutami. Di che stai parlando? La corazza. Ho fatto decine di versioni, ma nessuna va bene. Ci sono altre squadre più a ovest. Se le loro corazze saranno migliori, posso dire addio a una montagna di frammenti. Vinci un premio se Kiruf sceglie la tua corazza. Bello grosso. E ho già il progetto perfetto. Ma servono le parti giuste e in fretta. Quindi ecco, ti andrebbe di accettare il contratto e portarmele? Che ti serve di preciso? Casse di arcapodi. Le loro placche posso... Credo non sia un problema. Ecco il contratto con tutte le informazioni che ti servono. Tu abbatti le macchine e i miei uomini penseranno alle casse. Penso che ci darò un'occhiata più tardi. Grazie. Ok, quindi ci sta. Allora. Allora, non è di qua però, eh. È meglio leggere quel contratto prima di andare a caccia. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Le macchine vecchie. Guarda qui ragazzi, che roba. Bellissimo, hanno anche fatto questo. Allora, non si può... Ah, eccolo qui. Ok, io non so se... Ciao ragazzi, mitici. Marco Drums Games, tanto, tanto, tanto gaming. Oh, beh, oh, oh, che cazzo fai? Oh, va bello. Dai, stai calmo, stai calmo. Turururu. Turururu.
ciao amici. Oh, oh, qualcuno da dare una mano. Tentarono tutte per arginare lo scempio. Per dare tempo. Quali sono gli altri? Via, via, ciccio. Ok. Ciao! Scrivetemi ragazzi, scrivetemi ogni tanto. Scrivetemi così so che siete con me, che siete arrivati. Bella lì, raga. No, sassi, no. Ecco l'eroina del momento. Sei arrivata proprio al momento giusto. Siete scavatori? Lavoriamo nella terra di nessuno da un po'. Speravo di poter tornare a luce arida e trovare le porte aperte, sai, dopo quella storia dell'ambasciata. Visto che abbiamo appena rischiato di essere fatti a pezzi, immagino non sia andata molto bene. Direi proprio di no. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti! Scrivetemi, raga, così so che non siete qua, eh! Non dovermi preoccupare di Tenact in territorio neutrale. In sella alle macchine, poi. Se stavate tornando a luce arida, perché siete fermi qui? Ciao, mo Camilla! Ci siamo imbattuti in alcune rovine. Le abbiamo esplorate in cerca di materiali. Ma sono piene di strani cristalli rossi. Seed, bel game, grandissimo Seed! Vero, vero, hai ragione. Fantastico, dalla grafica al gameplay, alla storia, tutto, tutto, tutto. Forse dovrei dire quello che è successo anche ai nostri compagni a Fossa Dentata. Fossa Dentata? È il nome di uno scavo vicino a un lago a sud. Rottami del mondo antico ovunque, lo vedrai. È meglio che vada. Tieni. Grazie per l'aiuto. Ci rivedremo la prossima volta che finiremo nei guai. Sì, grandissimo Seed. Bravissimo. Ti piace il gioco? Allora, allora. Dai che dobbiamo andare... Ah, devo ripararlo, scusami, ti riparo dopo, dai. Dobbiamo andare... Le coordinate per Giulia. Ciao. Ciao loro, ho salutato i signori qua che passeggiavano. Oh, lì c'è un coso figo però, eh. Lo vado a recuperare. Ciao Seed, mitico. Come Seed Vicious. Ah, vedi, cibo per ottenere vantaggi, grandissimo. Vi ringrazio ragazzi, di essere qui con me. Guardate che gioco fantastico che vi porto in live. È Horizon Forbidden West con la grandissima Aloy. Che cos'è questo? Pecora! No, dei dati sull'area circostante. Il collo lungo. Dove passano gli spazzini restano ben pochi restanti. Cazzo che legnata. Adesso vi faccio vedere ragazzi che grafica che ha da vicino. Oh! Le macchine mi fregano sempre, guardate, guardate da vicino. Ah cazzo, è arrivato l'altro, scusate, no devo pensare a segare anche questo. Cazzo, ti ho tolto la batteria, stronzo di uno. Sono di uno. Guardate le macchine come sono fatte bene, eh? Guarda quando mi avvicino. Che roba. Oh cazzarola. Qui che cos'è? Merda.
Però madonna. Qui era un... Allora, scusate, ma devo prendere un po' di roba per poter craftare, eh. Vedete, tipo le frecce, adesso le crafto. È un bellissimo gioco, sia di storia che anche di crafting, di abilità. Guardate le macchine vecchie, queste sono quelle di Zero Dawn, del primo. Questo è tipo un carro armato tutto arrugginito. Guarda che roba, guardate anche la risoluzione, guarda la risoluzione delle macchine vecchie, incredibile, incredibile. Allora, scusami se ti sparo, ma ho bisogno della tua pelle. Purtroppo è così. Oh, plasma di spazzino. Che cos'è che ci sarà dentro qua? Ah, erba medica. Oh, no, allora, dobbiamo andare avanti. Grandi ragazzi, mitici. Benvenuti. Ok, aspettate, eh. Devo prendere un po' di cura. La cura mi serve più che il legno. Il legno non è un bordello. Ma già che ci siamo, guardate qua che... Guardate che scenario, ragazzi. Incredibile, incredibile. Roba figa qua dentro. Quando nuota, ragazzi, è qualcosa di epico, eh. Olio, oh, la madonna, è una nuova pianta. L'aria. Andiamo su. Oh, grandissima. Ciao ragazzi, benvenuti. Dai, prendiamo qualche piantina. Ancora. Madonna, sotto, guardate i capelli come si muovono. Sembra davvero di essere in acqua. Incredibile il lavoro fatto, eh. Ok, dai, possiamo salire. Sì, avevo visto, capito, sì, sono scarso, non ti faccio soffocare. Vai. Ok. A volte sbaglio i tasti, schiaccio il cerchio invece di schiacciare il triangolo. Allora, dai, andiamo, possiamo tranquillamente andare. Nel frattempo sono arrivati tutti stronzoni. Bella ragazzi, ciao, benvenuti, mitici. Il collo lungo. È qui vicino, eh. Andare a controllare le macchine. Ma qui ce ne sono. Oh, scusa, non mica fatto apposta, volpe. Cioè, sono su una macchina, mi sei passato davanti. Allora, io qui c'era il collo lungo, eh. Se non avete Horizon, visto Horizon primo. Lasciamo stare sta capretta. Se non avete visto il primo Horizon, il collo lungo era quello che sembra un collo lungo. Vero, un collo lungo. Qui potrei usare delle munizioni fulminanti. Eccolo là. Andiamo dal collo lungo, ragazzi. Dai, andiamo, lo voglio salire sul collo lungo.
Mi ricordo tutti i colli lunghi che avevo preso per il trofeo. Che figata. Trasmette il segnale. Eccolo là, quello lungo. Sta diventando notte. Sembra un disco satellitare. Posso salirci e utilizzarlo per raggiungere quel collo lungo. Ah. Ah, quindi vuole che salgo qua. Quello cos'è? Un generatore. Porca! Stai scherzando? Mi ha segato alla grande, raga. Oh, cattivissimo lui. Qui fuori. Non mi fanno neanche muovere. Devo per forza dare una trappola. La la. Ma che cazzo è? Il cavo non attacca. Ma no, ma che cazzo è il cavo, ma. Cioè, ho finito già le cure. Questi sono di livello alto però, mi sa. Infatti no, porca. Questi sono di livello alto, ragazzi. Ecco perché mi ammazzano. Non prendevano danno. Allora, vabbè, non fa niente, dai. Il collo lunghetto lo vediamo dopo. Ok. Quindi andiamo a fare la missione e poi troviamo quel collo lungo dopo, eh. Alla fine sono di livello 9, non so neanche la zona qui quant'è, ma credo molto più alta, eh. Infatti è una missione da fare dopo. Accennava il contratto di Laren. Dovrei leggere il contratto per controllare di aver capito bene tutto. Gli arcapodi passano spesso di qua e Laren vuole le loro placche. Li aspetterò al suo accampamento. Ma prima non sarebbe male piazzare delle trappole sulla strada per coglierli di sorpresa. Interessante. Allora era lì, secondo voi? Vediamo un attimo, se qua mi dice le trappole. Qui devo piazzare delle trappole. Beh, una trappola posso anche piazzarla, non è che vado morto per una trappola. Okay. Buonanotte, ma Camilla! Ciao, ciao, grazie di essere venuta. Non posso prenderlo, finirà nella scorta. Stammi bene, stammi bene, stammi bene. Grande Zaneboy! Vabbè, la capretta. Allora. Raggiungi le coordinate, Le coordinate sono in mezzo. Che ha dato Science portano a quei resti. Ah. Avrà installato Ade su un altro titano. Sconosciuto, quello che cos'è? Quello che è una carpa. Come faccio? Non funziona un altro. Ora prendo la carpa. Non posso neanche. Guardate che scenario, amo? Che roba, incredibile, eh? Ti prego, noi. Oh! Qua sotto c'è molto da esplorare. Che furo. Chissà cosa potrei trovare. Madonna, che macchina che hanno fatto, eh? Ma che roba! Gigantesche.
Sono tutte in acqua. Oh là là, ragazzi. Guardate che roba. Incredibile. Eccomi. Le coordinate che ho ricevuto dalla guglia portano qui. Un'officina sotto un titano Horus morto. Esattamente il posto in cui Silence si rifugierebbe. Ma cosa stava facendo qui? Innanzitutto accendiamo il falò, così se muoio ripartiamo da qua. Vediamo cosa stava facendo Silence. Silence, povero Ade, stretto là dentro, senza spazio per pensare né per parlare, ma la sfera di elaborazione di un titano, l'altra parte. Beh, non si sa. Ne sai qualcosa? Appena ti avrò caricato dentro, sarai molto più comodo, almeno prima che inizi a interrogarti. Povero Ade, stretto là dentro. Ma no, senza spazio per pensare né per parlare. Ma la sfera di elaborazione di un titano d'altra parte, beh, ne sai qualcosa. Appena ti avrò caricato dentro, starai molto più comodo. Almeno prima che inizi a interrogarti. Ah, hai capito il povero Ade? Sì, infatti. Ho fatto qualcosa. Figo, cazzo. Allora. Quel congegno lampeggia. Silence vuole attirare la mia attenzione. Adesso vediamo nella storia cosa succede. Vedi, esamina il dispositivo. Adesso posso esaminarlo. Attiviamo la console, ragazzi. Aloy, considera questo messaggio come un segnale per guidarti fuori dalle nebbie dell'ignoranza. Usando esplosivi, ho staccato la sfera di elaborazione dal titano qui sopra. Una gabbia perfetta per il nostro amico Ade, per renderlo più collaborativo. Dillo anche a lei. Dille del misterioso segnale che ti ha portato in vita. Ancora insisti, eh? Forse devo ricordarti che sei stato tu a fallire. Capito, Aloy? È possibile riavviare Gaia, ma se ti chiedi dove trovarne una copia, beh, dovrai stare al mio passo se vuoi scoprirlo. Quello crede d'aver capito tutto. Che stronzo. Bastardo, ma c'è solo un modo per scoprire dove ha portato la sfera. Prima dovrai controllare meglio in giro. Ok, più tardi dalla scorta. Allora, prima il banco da lavoro, tanto per cominciare. Allora. Allora, fionda, arco da caccia. No, non credo che si possa potenziare. Ma la lancia è la mia lancia? Vabbè, potenziamola questa, dai. La posso potenziare al massimo. Incredibile. Incredibile. E quindi se la posso potenziare al massimo, fatemi vedere. A parte che ho 6 abilità, tanto per cominciare. Ok. Solo 2 abilità, eh? Questo che cos'è? Vediamo un attimo. Ah, la concentrazione sì, serve un po', eh?
trappole. Vabbè, che adesso le trappole più in fretta non mi interessa. Questo wow. Ah, interessante, Watson. Allora, esplosione risonante, potenziamento. Beh, questo ci sta. Questo non è male, eh. E anche che salta sopra. Ok. Ok. Perfetto. Ah no, devo vedere inventario, armi. Lancia. Metti una bobina. Eccola qua le bobine. Potenza armatura. Seleziona. Attualmente in uso. Perfetto. Io ho messo anche la bobina. Qui andiamo a sentire questo. È una registrazione. Qui non è. Quella là era. Allora. Giorno 1. A dispetto delle mie preoccupazioni riguardanti ai giunti mancanti. Installare Aden nella sfera di elaborazione è stato relativamente semplice. Il progetto sembra essere cosciente e completamente inerme. Ciò nonostante i contenuti, è ora di cominciare con gli esperimenti. Vabbè, giorno 2, dopo 5, sono 5, giorno 7, dopo... la Madonna, giorno 7, la Madonna, vediamo il 10, vediamo il 12esimo giorno. Allora, 12esimo giorno, il mio lavoro è concluso, ho imparato quello che potevo. Ade non merita alcuna pietà. Ma senz'altro è uno stato pietoso. È ora di trasferirlo in un luogo più adatto al suo appuntamento col destino. Aloy non è ancora tornata a Meridiana, ne ha scoperto il mio inganno, ma succederà. È solo questione di tempo. A questo punto tutti i pezzi cominceranno ad andare al proprio posto. Ok. Alcune parti sono state manomesse. Silence si è dato da fare per costringere Ade a parlare. Ok. Ci sono ancora questi cristalli. Attrezzatura specifica ancora. Bene, vediamo dove porta questo sentiero. Capsula. Frosta lunga, che roba fighissima. Volpe. Ok. Quelle zampe sono fatte per saltare e per scalciare, ovvio. Questo non l'ho ancora preso, eh. Cazzarola. Ok. Aspetta che ho perso pezzi dappertutto questo qua. Batteria. Qua gelida. In un calderone troverò l'override di quelle macchine.
vero? Troverò l'override di quelle macchine, ha detto, eh? Ok. Cazzo! Non gli ho fatto niente! Ah, perché lo stronzo è... Ma dai, ma ancora, cazzo, stiamo... Non ho capito perché... Perché con la macchina è elettrica, quindi non gli faccio una sega se faccio le cose elettriche a quella macchina lì. Porca loca! Oh, la Madonna! 100 chilometri! Cazzo, sono cattivissime queste macchine qui, eh! Oh, cazzo! Tarda. Cazzo, ma la munizione continua a finire. Ok. Allora, vediamo che ho perso qualcosa. Riempire la sacca. Riempire la sacca. Ne mancano ancora due per essere pieno. Ma dove sono dovuto venire per prendere tutte? Ragazzi, ah, perché legno crinale e legno, c'erano due legni diversi qua. Ah, capito. Devo andare qua, 80 metri. Nella scorta. Eccomi qui. Porca. Di nuovo a seguire Silas con uno shot. Dopo che mi ha ingannata modificando la lancia per rubare Ade. Un'IA folle che vuole ucciderci tutti. Non poteva soltanto lasciarmelo distruggere. E ora mi toccherà sopportare le sue sciocchezze moraliste.
Avere ragione. Oh, oh. La macchina resiste al freddo. Inutile congelarla. Che bello ammazzare le macchine nuove. Questa qui volante non credo che l'avevo già vista prima. Dov'è che è andato il segnale? Lì. Spazzino. Sciacallo. Ah, che bello! E lo sciacallo dov'è che è? Questi qua. Sono quasi. Cazzo! Oh, fanno male quando ti prendono, porca miseria. Ma dai! Sto minchia! Cazzo, fanno malissimo adesso le macchine, eh? Fanno malissimo le macchine. Ma come spesso una registrazione. Alcune parti sono state manomesse. Dai, cazzo, allora. Tutto, saltato tutto proprio. Bisogna sempre salvare, raga, cioè un mio consiglio personale che non l'ho fatto, chiaramente. Silence si è dato da fare per costruire. Questo. Ok. Quindi. Abilità avevo fatto. Questa. E non ho più. Allora, inventario. Una bobina. Ok. E torniamo indietro, abiti. Ah, eccolo qua.
Però all'acqua, al fuoco non è male, eh. Questo all'acqua, al plasma. Questo cos'è? Però anche gli attacchi non è niente male, eh. Ok. Quindi seguiamo le tracce. Bene, vediamo dove porta questo sentiero. E ancora ho sbagliato. Ancora. C'è la stessa cazzata di prima, che mo crepo è. Dovrei. Ok, sono già visto. Queste munizioni. Ok. 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 Perfetto. Allora, loro sono immuni perché sono di... Grande Drum, stavolta l'ho fatto da Dio. Cosa? Cazzo! Da un chilometro sto testa di cazzo mi prende. Guarda lì! Ok. Cazzo.
fanno male, eh. Più andiamo avanti, più queste macchine fanno veramente male. Mi ha dato una bella svegliata. Entrare in acqua. Ok. Tanta metri mi dice? Perché mi dici di andare di là? Ok. Forse mi dice di tornare indietro? Allora, visto che non c'ho voglia di rifarmene, e voglio proprio vedere se io adesso vado qui al falò, lui mi ridà le macchine per craftare, non credo di poterci fare molto per il momento. Ah, e che barile. Si può rompere, ma che barile. Povero Ade. Sì, l'avevamo già sentito. Vabbè, farò. Oh. Ok. Da qui. Dove vado? Non è nessuna parte. Ok, perfetto. Allora, vediamo. Oh, questo cos'è? Oggi sono necessari dati aggiuntivi, fonte nelle vicinanze. Andiamo allora. Qua. Qui? No, c'è un cazzo qui. Ma le vicinanze sono sottoterra. Vedo che è sottoterra però. Andiamo a farci la nostra bella missione, se no... Mio Dio, l'acqua come è fatta bene. Non c'è un punto in questo gioco che ho trovato delle pecche visive. Lo metto da parte per dopo.
Eccomi qui, di nuovo a seguire Silence come una sciocca. Dopo che mi ha ingannata modificando la lancia per rubare Ade. Un'IA folle che vuole ucciderci tutti. Non poteva soltanto lasciarmelo distruggere. E ora mi toccherà sopportare le sue sciocchezze moraliste. Queste munizioni. Ti ho fatto fare la fine del topolino. Pezzo di merda. È a terra. Ok, io amo questo gioco per l'arco, ragazzi. Comune dello sciacallo. Ah. Allora, se io faccio una bella trappola qui. E mi chiamo Storage Shimonida. Sì. Cagare Marco. Beh, è andato diversamente da prima, eh? È andato un po' diversamente da prima. Prima mi avevano segato la grande. Questi devo prenderli. Lo terrò per qualcosa di speciale. Prendiamo un po' di... Ok. Ok, di là. Beh, era ovvio che dovevo andare tipo di qui. Silence sembra convinto di aver trovato una copia di Gaia, ma... Come? Ho controllato ovunque, battendo ogni pista inutilmente. Non restano copie.
cosa gli avrà detto Ade. Occasione ideale per le munizioni fulminanti. Inferiori, se non mi ricordo male, posso anche lasciarlo stare. Ciao ragazzi, benvenuti amici miei. Oh, porca miseria, non l'avevo ancora. Piccione, non l'avevo ancora preso, piccione. Ok. E allora non sbaglia un colpo, eh? Questi robi qua, anche questi devono venire a scattare la minchia. Ciao ragazzi, benvenuti. Ma andatevene. Oh, cioè non li voglio ammazzare questi qua, sono simpatici, ma sono loro a... Perché bisogna staccargli tutti i pezzi, eh? Sono i pezzi che servono poi alla fine. Allora, stavo leggendo sta cosa. Un mercante. Aspettavo di trovare qualcuno. Posso fare rifornimento? È un mercante? Bella lì, così salvo. Ehi là, cosa ci fa una nora così tanto a ovest? Prima ti frego un po' di roba. Ah, fa niente, fa niente. Posso rifornirti come si deve, se ti vuole. Sì, stai tranquillo che adesso arrivo a prendere la roba. Oh. Quanto vuoi? 300. Sei una fucina d'affari. Sì, sì, sì. Forse anche questo, bloccato. Però tu sei un figo, eh. Trappola idrica. Cazzo, io non è che c'ho tanti soldi, eh. Che cosa potrei vendere?
ambiti, bobine, strumenti, risorse. Questo che cosa serve? Sì, ok, vediamoli. Sì, perfetto. Poi ok, non serve per fare nulla. Quindi anche questo, neanche questo. Vedi, allora, potenziare armi, potenziamento armi, munizioni, creazione trappole, creazione cibo. Quindi questi sono quelli che non servono un cazzo, si può vendere tutto. Eh sì, utile per... Ok, grande, acquista. Io farei questo arco qua. Ok, acquista. Ok. Ben costruito. Stai calmo. Ok, questo l'ho già scelto. Ok, allora questo è potenziato al massimo. Vediamo di metterne una. Facciamo questo. Ok, che figata. Allora qui, se non sbaglio, non posso far niente con questi tralci. Niente. Non possiamo fargli niente comunque. Vabbè, lasciamo stare qui. Ok. Sono salito sul fuoco, eh. Ho paura. Sì, vabbè, basta uccellini. Paolo. Grazie al cazzo, sì. Era quello lì. Vabbè, niente. Comunque il legno io non devo mai smettere di prenderlo, così non rimarrò mai senza frecce. Perché io mi ricordo con l'altro Horizon momenti che non avevo neanche più le frecce, eh. Sembra che ci
c'erano altre macchine. La pista porta all'interno della collina. Quelle zampe sono fatte per saltare e per scalciare, ovvio. Dobbiamo andare di qua? Wow. Aspetta, perché adesso ho l'abito. Già al 2 siamo fottuti. Qui c'ero già, qui c'ero già, qui c'ero già. Là. Questo che cos'è? Ok. Questo è già creato. Questo l'ho fatto. Non c'è neanche l'acqua. Quello l'ho potenziato al massimo. Arco da caccia. Ok, potenziamento 1, vai. Potenziamento 2, già ci attacchiamo al pip. Allora, ok, sì, dai, qua dentro. Delle rovine, bene, vediamo dove portano. Deve averla usata Silence per trasportare il suo trofeo. Guardate ragazzi come sono fatte bene le macchine, incredibile. Incredibile. No. Deve essere lì che Silence ha imprigionato Ade. Quella porta. No, è qui. Sembra una struttura faro. Osirodon. Modulo. Processore. Posteriore. Processore. Esamina la sfera. Oh 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 oh. Esamina, ma sta parte di. Ancora lì dentro.
sei tu? Minaccia. Sistema rilevata. Non hai un bell'aspetto. Tu sei la Aloy che è venuta per distruggermi. Sì. Per sempre stavolta. Anche così sei un pericolo per Gaia. Una volta rianimata. Quindi tu non hai ancora ottenuto la copia di Gaia. Dunque Gaia è morta. La Terra. E voi condannati. Nonostante i guasti, ho vinto io. Silence ti ha chiesto dove trovare una copia di Gaia. Errore. Strutture di memoria disintegrate. Giusto. Sarebbe stato facile. Ade, ma che cosa ti ha fatto, Silence? Sembri come... svuotato. Silence mi ha interrogato. E tu cosa gli hai detto? Errore. Strutture di memoria disintegrate. Non ricordi proprio niente? Sì, ricordo te. Una cosa tipo me che ti batto alla guglia. D'accordo. Così non funziona. Quando il segnale misterioso ti ha modificato, ha svegliato anche le altre funzioni subordinate di Gaia. Quando Gaia si è autodistrutta, tu sei fuggito e loro con te. Dove sono andate? Ciascuna funzione ha seguito coordinate basate su... Errore. Strutture di memoria disintegrate. Delle IA impazzite. Sparse chissà dove a fare chissà cosa. Efesto semina morte ogni anno con tutte le macchine da combattimento che crea. E tu hai quasi distrutto il mondo. Altre 7 funzioni libere di combinare guai. Non era assicurante. Tu sei insoddisfatta. Bene. Non te l'ha mai detto nessuno che sei proprio simpatico, Ade. Sarcasmo ha rilevato. Già, come pensavo. Tu sai dove è andato Silence? 12,8 giorni fa. Forse... Errore. Strutture, previsione comportamentale disintegrate. Quindi non sai niente che io non sappia già. Ottimo. Silence ti ha fatto domande sul segnale misterioso. Quello che ti ha svegliato e reso cosciente. Chi l'ha inviato? Segnale trasmesso dai padroni. E chi sarebbero? Svegliato dai padroni per distruggere vita terrena. Chi mai lo vorrebbe? Errore. Strutture di memoria disintegrate. Sai perché Silence ti ha portato in queste rovine? Silence voleva che mi trovassi qui. Ovviamente. Ma perché? Che posto era questo? Località dove? Errore. Strutture di memoria disintegrate. Letto di morte. L'ha chiamato la mia... tomba. Ma... immagino lo scoprirò là dentro. Basta. È ora di farla finita. Forse Aloy crede di riuscire a ripristinare Gaia. Salvare la vita sulla Terra. Sì, Aloy lo crede.
Allora tu sei illusa. Estinzione inevitabile. Tu che ne sai, Ade? Hai provato a distruggere la Terra due volte e due volte hai fallito. Sei soltanto riuscito a estinguere te stesso. E stavolta non ci sono lance magiche a salvarti. Questo è errato. Per tre volte Ade ha causato estinzione. Cosa? Questo lo ricordi? Sì, dati intatti. Biosfere superflue abbandonate negli anni 2154, 2161, 2168. Ma sono passati secoli. Eri progettato per farlo. La biosfera attuale è versione 5. Non ci sarà una versione 6. Non servirà. Salverò questa. Tu sei illusa. Esito. Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Estinzione. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Wow, 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 wow. Aloy, vedo che ti sei liberata di Ade. Sì. Dici che rimarrà morto stavolta? Lo farà. Vuoi fidarti? Fidarmi? Sì, fidarti. Poiché ho avuto successo dove tu hai fallito ed estratto tutte le conoscenze di Ade. Puoi fidarti che fossi disposto a fartelo distruggere davvero? Si torna agli ologrammi al posto del faccia a faccia. Che c'è? Hai paura che ti infilzi? C'è un motivo, sì. È con lo stesso spyware. Bene, quindi tutte le volte che ti ho chiamato potevi rispondere. Ma immagino preferissi continuare a spiarmi. Sono mesi che il mio mondo non ruota intorno a te, Aloy. Ho avuto da fare, sai. Infinite ore di ricerca, tanto ardue e dispendiose quanto fondamentali per il destino del pianeta. Sì, certo. Anche tu salvi il mondo. Esatto. La differenza è che, al contrario di te, io ottengo risultati. Hai trovato una copia di Gaia o no? Oh, sì. Credo di sì. Dove? Voilà. Perché ti ho fatta venire qui? No, davvero, dentro? Dietro quel portello con blocco genetico c'è la struttura dove il protocollo d'estinzione Ade fu perfezionato. Un processo che eseguiva centinaia di test, e ciascuno usava una copia di Gaia. Te l'ha detto Ade? Ho dovuto insistere. Ma sì. Beh, pronta a prendere ciò che hai cercato per gli ultimi 6 mesi? O preferisci restare lì con la bocca aperta? Quindi eri impegnato? Parecchio impegnato, sì. Ma hai avuto tempo di insegnare ai Tenact come eseguire l'override delle macchine e cavalcarle? Aloy, ti dovrebbe interessare soltanto ottenere una copia di Gaia. Se ti concentrassi di più, otterresti dei veri risultati. Non è esattamente una smentita, Silence. Interpretala come ti pare. Solo per conferma. Secondo Ade ci sono delle copie di Gaia lì dentro. Sì. O almeno erano lì. Migliaia di anni fa. E non sono state cancellate quando Faro ha distrutto le copie di Apollo. Esatto. Secondo Ade la struttura era inaccessibile tramite segnale remoto. Ed Faro non aveva modo di accedervi. Copie. Dati completi, Gaia e le funzioni subordinate. Tutto il necessario per riavviare il sistema. Ripristinare il ciclo di terraformazione, salvare la Terra. Lì. Così dice Ade.
Cosa stai aspettando? Ade ha rivelato la fonte del segnale misterioso. Quello che l'ha svegliato per distruggere la Terra. Sì, l'ha fatto. Me ne parli? A suo tempo. Andiamo con ordine, Aloy. Mi pare che tu debba ancora riavviare un'IA superintelligente chiamata Gaia. Già, quella Gaia che si è dovuta distruggere 20 anni fa a causa del segnale. La trasmissione si è interrotta anni fa. Non è più un rischio. E se ripartisse? Non lo farà. Ma anche se fosse, beh... I dettagli sono complessi, ma senza Ade il segnale non ha effetto. Elimina Ade dalla copia che riavvia e Gaia sarà sicura. Ora basta perdere tempo. Va a prendere una copia. Va bene. Cerco una copia di Gaia nella struttura. Per essere chiari, Silence, se scopro che questo è uno dei tuoi trucchi... Guarda che c'è un blocco genetico, Aloy. Sei letteralmente l'unica persona che possa aprirlo. Come potrebbe essere una trappola? Fregami di nuovo, Silence. E la prossima volta ci vedremo di persona. Ma tu non parlerai molto, perché avrai la mia lancia piantata nella gola. Aloy, grazie a me. Tutto quello che desideri, quello per cui hai inutilmente annaspato per 6 mesi, adesso è a portata di mano. Ora, so che crescendo da emarginata non hai ricevuto un'educazione, ma in situazioni come questa dovresti dire grazie. E io risponderei, non c'è di che... Apriamo. Attendere identity scan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. Prego, puoi entrare. Prego, puoi entrare. Prego, puoi entrare. Stiamo scherzando. Siamo fortunati. Fortunati? La porta è completamente distrutta. Ovviamente. A dispetto di ciò potrai comunque superarla. Se avrai ancora solo un po' di pazienza. No, non ce l'ho. Li vedi quei cristalli? Gli Oseram li chiamano Splendifiamma. Okay. Sono esplosivi. Non sono sufficienti a far saltare una porta del genere. Ma forse abbastanza da aprirla un po'. Esatto. Avrai bisogno di un innesco, però. Ti sto inviando il progetto in questo momento. Per costruirlo servono alcune parti di macchina e l'olio di una pianta di alga accesa. Cresce solo sott'acqua, ma dovresti riuscire a trovarne un po' al lago qui vicino. Trovare le parti sarà complesso. Servirà un'elettrobobina dalla batteria di un coda frusta. Rimuovi la batteria prima di uccidere la macchina, oppure si romperà. Capito. Ho già dell'alga accesa di profondità. Ma... Io credo che ci posso fare. Elettrobobina di un cono frutta. Il cono frutta sono anche là. Bene. Dov'è la sua batteria? Ecco la batteria. Posso indicarla sull'interfaccia. Tornerà utile. Devo staccarla prima di abbattere la macchina. Non ho l'override di... La parte è saltata. Prendiamola. Thank you.
molte munizioni. Porca troia. Dai cazzona, che era appunto giusto. No, oh, segato la grande. Allora dovrei averne due, eh? Ho le parti per l'innesco. Devo solo costruire l'innesco. C'è un banco da lavoro vicino all'ingresso della struttura. L'hai usato per armeggiare con Ade? Armeggiare? Io direi estrarre preziosissimi dati. Scafo. Andiamo su. Incredibile. Fatto. Ora posso usarlo per far esplodere quella splendifiamma. Esatto. Un'utile combinazione. La stessa che ho usato per separare la sfera di elaborazione dall'Horus. Ottimo. Finalmente. Avanti dunque, procedi pure. Con questo innesco potrò far saltare tutta la splendifiamma che ho trovato. Concentrati sulla missione, Aloy. Cazzarola. Penso che si riesca a entrare da qua. Madonna ragazzi, forza tantissimo il grilletto. Incredibile. Qui dentro è tutto allagato. E in fondo c'è un'altra porta con blocco genetico. Scommetto che tenevano le copie di Gaia proprio là dentro. Devo solo capire come arrivarci. La registrazione testuale, febbraio, Drevi, Suman, Beh, come ai vecchi tempi. Esploro antiche rovine pericolanti mentre tu mi spii attraverso il mio focus.
Non fare la nostalgica e pensa a trovare una copia. Qui il mio rampino. Porca. E che cavoli di Bruxelles? Cazzo, l'ho mangiato oggi, prontissimo. La panna. La besciamella. Dai, catroi kips. Il rampino. No, il rampino credo di averlo tolto. No, plano. Cazzo, il rampino, raga, non mi ricordo più come cazzo si usa. Cazzarola. Rampino. Allora, indipendentemente. Ah, è vero, così. Chiusa. Porca. Ma accanto c'è uno strano congegno. Questo sembra collegato alla porta, ma è senza energia. Allora, è collegato alla porta, ma è senza energia.
cancellato energia. Ha funzionato. Non me l'aspettavo così dentro. Grande Aloy. Di là. Oh cazzarola. Un'altra. Sembra lo stesso congegno della stanza di prima. Proverò a usare la cella d'energia. Perfetto. Io devo arrivare di là. Non c'è niente che... Ma questo si può spostare? Io ho fatto cadere un baule. Ah. Madonna, com'è duro, ragazzi. Incredibile, incredibile. Cazzo, due... Elizabeth e Travis Tate. Io non so per quale motivo adesso mi dà connessione scarsa, ragazzi, ma... Fidati, Liz. Mi adorerai letteralmente per quello che ho appena fatto. Ma conviene che fermo la live. Ci vediamo domani. Statemi bene, mi raccomando. E buonanotte a tutti. Mi raccomando di seguire Marco Dram su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, WeChat e Discord. Di seguirmi su YouTube e Twitch con un bel mi piace, commentate e attivate la campanellina. Grazie mille ragazzi, seguitemi su Twitch, commentate e anche su YouTube e ci vediamo al prossimo video. Domani Horizon Zero Dawn e tanti altri giochi. Ciao amici, buonanotte.